Forse le due differenze fondamentali rispetto alla partita con il Lecce sono state una squadra che ha tenuto le distanze in maniera diversa, non slabbrata ma compatta e ordinata, ma forse una squadra anche con un'altra testa, forse perché... Non è una questione di testa, siete fuori... siete fuori binario quando parlate di testa, perché se una squadra non ci sta con la testa non è che dopo 3 giorni viene e fa una partita così di sacrificio oppure fa una serie di partite. Questa è una squadra che deve interpretare come lavoriamo durante la settimana e noi abbiamo concetti ben precisi, perché se non lavori, se non fai quello che facciamo durante la settimana, dopo vengono fuori tutte le magagne che abbiamo. Allora, per stare corti bisogna che la difesa, perché se voi andate a vedere, ogni volta che il portiere del Lecce rinviava, noi ci trovavamo non a metà campo come oggi, ma eravamo a 30 metri della lunetta di metà campo. E dopo le seconde, perché dopo parlare di seconde palle, di terze palle, con Lecce c'era solo la prima palla, non seconda palla e terza palla, prima palla. Quando comincia a giocare con distanze 30, 40, 50 metri, vengono fuori tutte le nostre difficoltà. E penso che noi oggi dobbiamo migliorare questo aspetto qua. E non pensare che chi ci butta la palla o chi lancia ci può mettere in difficoltà. No, se facciamo le robe fatte bene, sicuramente soffriamo meno. E penso che noi dobbiamo... Non è una questione di testa, è una questione di interpretazione. E questo sono sicuro al 100%. Quante volte in questi 2 mesi mi sono fatto questa domanda. Però io so bene quello che ci manca. Io l'altro giorno, e più non solo l'altro giorno, da un po' di tempo a questa parte vi dico che questa è una squadra che deve imparare a giocare sulle due fasi. Se gioca sulle due fasi, alla fine se riesce a soffrire, perché abbiamo dimostrato di saper soffrire. Però dopo bisogna saper soffrire e bisogna non perdere l'identità, perché questa è una squadra che sa palleggiare e penso che da quando sono arrivato il palleggio è migliorato. Non ho visto i miglioramenti, tranne con la Juventus, ho sempre avuto la sensazione di pericolo ogni volta che ci superavano, arrivavano ai nostri 25-30 metri. E penso che per me è stata la più grande delusione, perché le mie squadre, da quando sono da 6 o 7 anni che faccio allenatore, hanno sempre avuto compattezza. Il problema è che stiamo perdendo un po' di tempo su capire bene quello che vogliamo fare, perché quando io dico che quando si prendono dei gol non è solo colpa della difesa, bisogna lavorare, c'è una difesa che gioca di reparto, abbiamo il concetto di tenere sempre palla coperta, perché più abbiamo palla coperta più la difesa riesce a salire. E tante volte oggi siamo stati bravi a non dargli spazio, perché giocavamo sempre sui 20-25 metri, il difensore centrale quando usciva sempre rompeva su Lukaku, su Lautaro, eravamo sempre là nella posizione giusta, e penso che ci dà questi benefici qua. E il vero Napoli è quello là, forse quando staremo un po' meglio portare la fase di non possesso 10 metri, 15 metri più avanti. Questo è il Napoli che voglio vedere, perché in questo momento noi non ci possiamo permettere di regalare uomini agli avversari.